Come vedete abbiamo un tavolo più ricco di quello di stamattina, nel senso di più compatto. Quello di stamattina è stato un po', diciamo, a fasi. Allora, intanto oggi pomeriggio spostiamo l'attenzione dal calcestruzzo, anche se in verità, come avete seguito, stamattina abbiamo cercato di posizionare i valori del calcestruzzo, le potenzialità del calcestruzzo all'interno di un disegno, di una strategia che parte dalla consapevolezza della difficoltà della filiera e del mercato, per andare poi a capire come riacquistare una centralità della filiera delle costruzioni, mettendo appunto in campo i valori tecnici, i valori etici, i valori di sostenibilità della filiera del calcestruzzo. Oggi pomeriggio invece, diciamo, allarghiamo lo sguardo e gli orizzonti e cerchiamo di riflettere su che cosa vuol dire oggi costruire, e lo facciamo partendo da una consapevolezza che ormai tutti gli attori hanno, chi più chi meno, e chi non l'ha rischia di uscire dal mercato, che il mercato che abbiamo di fronte oggi è totalmente diverso da quello di 10 anni fa, che il cambiamento che si è determinato e che continua a determinarsi con una velocità che negli altri paesi è 3 volte la nostra, ma che anche da noi, seppure con fatica, è necessario spingere perché si attui questo processo, e che quindi tutti gli attori in qualche modo si allineino su questo nuovo mercato. Una parola che da un po' di anni diventa ricorrente è la parola paradigma. Allora, che io mi ricordo che con Andrea Borondi 20 anni fa dicevamo che filiera era una parolaccia. Adesso io non ho cambiato idea. Penso che Andrea Borondi consideri anche paradigma una parolaccia, per cui diciamo che sei sulla buona strada. Ecco, appunto. Quindi, però, sta di fatto che dobbiamo fare i conti con queste parolacce in qualche modo, perché sono dei parametri, terza parolaccia, dei parametri che sono, devono diventare comunque per noi dei contenuti della nostra strategia. Allora, uno dei paradigmi è la digitalizzazione. Parleremo di digitalizzazione, parleremo di cambiamento di mercato, parleremo di progetto. Oggi se ne è parlato di progetto stamattina, cercheremo di farlo in un modo più ampio e generale. Si è parlato della necessità di parlare ai progettisti, di dialogare con il mondo della progettazione, si è parlato di imprese di costruzione, di come si costruisce, e si è parlato anche appunto di innovazione tecnologica. Tutto questo, diciamo, è il contenuto, l'oggetto di questo incontro di oggi. Lo mettiamo all'interno di un parametro che è l'hashtag costruire bene. Che cosa vuol dire oggi costruire bene nel nostro paese? Nel nostro paese, a mio parere, abbiamo delle situazioni molto diverse. Parlavo con alcuni imprenditori, alcuni progettisti, e riprendevano quella che era una vecchia chiave di lettura di Derita, cioè a macchia di leopardo. La differenza è che se negli anni 70 si parlava di uno sviluppo a macchia di leopardo, oggi noi non abbiamo più delle macchie di leopardo, ma dentro ogni macchia abbiamo delle altre macchie di leopardo, come una matriosca. Cioè la segmentazione oggi del mercato e la qualità del mercato è talmente fluida e frammentata, per cui alla fine capire cosa vuol dire costruire bene non è facile. Cercheremo oggi di cominciare a capirlo. E lo facciamo con chi? Lo facciamo con l'architetto Luisa Fontana, della Fontana Atelier, uno studio di architettura che è molto attento ai temi etici e molto attento al rapporto che c'è tra sociale e progettazione. E lo faremo con
Federica Brancaccio, che è presidente di Federcostruzioni, ma anche titolare di un'impresa importante napoletana, che appunto alla quale ragioneremo su cosa vuol dire oggi costruire bene per un'impresa di costruzione. Vabbè, lo facciamo con Andrea Bolondi, che voi tutti conoscete, e parleremo di, riprendendo un po' i temi di stamattina, ma in particolare i temi della sostenibilità, dell'economia circolare, del ruolo del calcestruzzo e della filiera. Lo facciamo con Francesco Biasioli, che voi tutti conoscete, che è direttore di Ermoco, dove cominceremo a ragionare sull'innovazione e che cosa vuol dire oggi l'innovazione nel settore delle costruzioni. Lo facciamo con Piero Torretta, che è presidente dell'UNI, e parleremo di norme tecniche. Oggi direi che oggi, dopo il decreto del BIM, anche se il tema delle normative tecniche è riproposto all'attenzione e sul valore e sul ruolo della normativa tecnica, ne abbiamo parlato anche con Lucchese oggi, e poi ne parleremo con Pietro Baratono, che sta arrivando, in cui riprenderemo tutti questi temi e lì posizioniamo anche rispetto appunto alla coerenza tra innovazione e opere pubbliche. Bene, io comincerei da Luisa Fontana, chiedendogli appunto, cominciamo quindi dal progetto, dalla progettazione. Cosa vuol dire oggi per un progettista costruire bene? Buongiorno a tutti. Tanto ringrazio, sono molto contenta di essere presente a questo importante tavolo di confronto. Cosa significa oggi costruire bene? Beh, sicuramente significa progettare bene. Ma progettare bene che cosa significa? Dal nostro punto di vista, progettare bene significa progettare innovando, dove l'innovazione è veramente un modus operandi a 360 gradi. Io vorrei concentrare la vostra attenzione su alcuni aspetti, cioè come si manifesta questa innovazione per i progettisti. Si manifesta sostanzialmente a partire da un approccio multidisciplinare alla progettazione, cioè chi sono gli attori oggi, di quali attori abbiamo bisogno per progettare innovando. Abbiamo bisogno di specialisti, le figure tradizionali dell'architetto, dell'ingegnere impiantista e strutturista ormai non basta più. Noi abbiamo talmente tanti specialismi che sono necessari veramente figure professionali che alle volte anche difficilmente si trovano sul mercato. Gli esperti di sostenibilità, chi fa modellazione termofluidodinamica, modellazione energetica, oggi non è ancora diciamo una professionalità che si trova molto facilmente, però la strada è questa. Ma al di là delle professionalità che si sono sviluppate in questi ultimi anni e che si stanno sviluppando adesso, ci sono altre figure professionali che devono entrare nel gruppo, nella progettazione multidisciplinare, e che generalmente sono fuori dal mercato, diciamo, della progettazione di servizi. Sono figure specialistiche però che sono diventate importanti proprio per una innovazione che viene fatta a 360 gradi. Mi riferisco per esempio alla psicologia dello spazio, piuttosto che agli aspetti dell'igiene nella progettazione sanitaria, oppure a figure sociologiche, oppure a figure che si occupano della comunicazione del progetto. Quindi oggi l'innovazione, diciamo, nella progettazione deve avvenire con un gruppo multidisciplinare che supera i limiti tradizionali delle figure che conosciamo per comprendere figure, diciamo, più ampie, che riescano ad esprimere anche l'orientamento e le tendenze e le nuove sensibilità della nostra società. Diciamo che però i cosiddetti professional skills non sono più sufficienti oggi per creare veramente un gruppo di progettazione capace di innovare. Adesso si inizia a parlare di questi soft skills delle persone, e questo sta assumendo un interesse e un valore veramente importante nel gruppo di progettazione. Le competenze umane,
l'approccio della persona, l'approccio etico, la capacità di lavorare in team, la capacità di fare squadra. La rivoluzione veramente oggi parte anche da un modo diverso di lavorare che supera l'individualismo per creare un gruppo che sia veramente capace di fare rete. Un altro aspetto fondamentale per poter dire, per tracciare diciamo una strada della progettare innovando, del progettare bene oggi, è quella della comunicazione. Sono straordinarie le giovani generazioni sulle modalità nelle quali utilizzano i social. Secondo me è lì che dobbiamo imparare. Noi dobbiamo trasferire la facilità della comunicazione delle giovani generazioni all'interno dei processi lavorativi, dei processi di progettazione. Devo dire che mi trovo anch'io molto spesso a utilizzare e a fissare appuntamenti con direttori generali delle aziende US direttamente da WhatsApp, direttamente con il direttore generale. E mi sono chiesta, ma dove stiamo arrivando? Non c'è più necessità della segretaria che verifichi il calendario, della mia segretaria che sente la segretaria del DG, perché il tempo è diventato un valore estremo. La comunicazione è veramente importante, la velocità, l'efficienza. Sono caduti tutta una serie di, diciamo, di sovrastrutture. Ormai l'ufficio segretariale tradizionale, per esempio, è superato. In un modo del fluire delle informazioni che è rivoluzionario e straordinario, e su questo dobbiamo sicuramente lavorare. Un aspetto importante che ci mette in condizione noi progettisti di progettare innovando, quindi di progettare bene ai nostri giorni, è anche la disponibilità di tecnologie informatizzate. Naturalmente io devo citare il BIM, mi dispiace che abbiamo perso in Italia questa opportunità di imporlo in tutti i lavori, perché poteva essere veramente un grande salto di qualità e portare e aprire un mercato nuovo ed essere veramente propulsore e farci essere a livello diciamo europeo, internazionale. Però stiamo andando in questa direzione. È assolutamente necessario utilizzare tecnologie che oggi ci mettano in condizione di limitare i rischi della progettazione, perché costruire bene ci vuole un progetto fatto bene, e in questo il BIM sicuramente aiuta, e dobbiamo assolutamente promuoverlo. Io faccio una grande difficoltà a trovare giovani leve nel mercato, spesso sono costretta a rivolgermi alle università, in modo che però diciamo che c'è fermento, c'è molto interesse, ma questo deve diventare una pratica, come utilizzare il telefono, come utilizzare i social. Dobbiamo fare cultura, perché anche nelle amministrazioni pubbliche, in modo che lo chiedano, alle imprese, in modo che si preparino, perché, e anche a noi progettisti, perché tutti dobbiamo fare la nostra parte. Luisa, posso chiederti una cosa? Sì. Ecco. Puoi raccontare come hai pensato il progetto dell'ospedale di Montecchio a Vicenza? Sì. Perché questo rapporto tra etica, che tu hai detto, ti interessa molto in parola. Oggi il progettista deve avere un'attenzione al sociale e all'etica. Arrivavo adesso con questo dicendo tutto questo però non basta. Tutto questo è indispensabile ma non basta, perché per progettare bene ci vogliono i contenuti, perché sono i contenuti a fare la differenza, a fare la vera rivoluzione. Cos'è cambiato oggi? È cambiato l'utente finale, è un utente speciale, è un utente che non rappresenta più il modulo di Le Corbusier o l'uomo di Leonardo, non è più l'uomo perfetto, è l'uomo, è l'individuo dalle numerose, dalle diverse abilità. Tutti sono parte integrante di questo sistema produttivo, e quindi l'utente è veramente cambiato. L'età media è avanzata, ci sono patologie nuove, ci sono persone che hanno patologie diverse che però sono parte integrante della vita quotidiana, della vita lavorativa. Quindi veramente il progetto deve andare nella direzione di rivoluzionare quelli che sono i modelli tipologici in funzione delle esigenze che sono cambiate. Io, un esempio, citava Alfredo l'ospedale di Montecchio. A livello sanitario c'è stata una grande rivoluzione che ha portato a rinnovare il modello organizzativo sanitario, a mettere il paziente al centro del sistema e a organizzare i processi sanitari per intensità di cure. Questa è una rivoluzione.
Eppure si continua a utilizzare il corpo quintuplo, che è assolutamente superato. Allora bisogna avere il coraggio di andare verso modelli organizzativi spaziali nuovi, completamente nuovi, capaci di dare risposta alle nuove esigenze sociali, economiche, produttive, ambientali della nostra società. Non mi soffermo a parlare dell'ambiente perché ormai è consolidato che l'attenzione verso l'ambiente, visti i danni che sono stati fatti finora, è assolutamente indispensabile e potrebbe anche minare la vita sul pianeta. Insomma, la situazione ambientale è veramente molto grave. Quello che io dico però, vorrei arrivare a questo. I modelli organizzativi nuovi verso i quali stiamo andando è un processo molto lento, perché in realtà l'edilizia, a differenza di altri settori, è molto lenta nell'evoluzione, sta andando verso organizzazioni spaziali libere, fluide, quindi che non rispettano più caratteristiche geometriche rigide, parallelepipede, scatolari. Il problema che noi troviamo è quello di cercare di capire quali sono i materiali del futuro che riescono ad assecondare queste nuove configurazioni spaziali. E noi crediamo, perché l'abbiamo sperimentato, che per esempio il cemento, visto che oggi si parla di concrete, io credo molto in questo materiale, credo che bisogna rispetto all'innovazione che noi stiamo tentando di fare, noi progettisti, per i quali spesso nel mercato ci troviamo a combattere contro in realtà un mercato che ha sempre pensato di produrre componenti per strutture, organizzazioni rigide, noi che progettiamo architetture fluide abbiamo una serie di problemi, quindi chiediamo a chi lavora per esempio nel settore del calcestruzzo, che è una delle materie più malleabili, di poter lavorare per trovare delle tecnologie nuove che possano veramente rivoluzionare le nostre città, perché in questo tempo noi siamo, e che siano concorrenziali sia nei costi che da un punto di vista poi del rispetto dell'ambiente, rispetto a questa rivoluzione che noi sentiamo fortemente in atto, che viviamo costantemente con molte difficoltà, per cercare di creare delle architetture che siano veramente dei progetti che possano essere costruiti bene per una società che da oggi deve guardare al futuro, perché già guardare ieri è superato. Grazie. Prego. Grazie Lucia Fontana. Noi eravamo abituati, ancora siamo purtroppo soggetti alla logica dell'archistar, invece ecco, c'è un modo diverso di fare architettura, e questo è un po', si lega un po' il discorso che facevamo anche stamattina. C'è bisogno di una cultura meno provinciale di questo paese, c'è bisogno di una cultura meno subalterna a certe logiche dominanti, che recuperi la qualità, la storia e la tradizione del nostro sistema produttivo, e metta al centro studi piccoli e medi che invece fanno ricerca, fanno innovazione, guardano con grande attenzione ai problemi sociali. Giustamente Luisa richiamava l'invecchiamento della popolazione, cioè noi siamo un paese dove non si fa riflessione su come costruire oggetti edilizi o ambienti in cui l'edilizia ha un ruolo fondamentale in vista di questo processo di invecchiamento. Non pensiamo alla rigenerazione urbana prestando attenzione a che cosa vuol dire l'invecchiamento della popolazione. Abbiamo modelli di progettazione anche urbana assolutamente obsoleti, che non hanno nulla a che vedere. Cioè, quando noi sappiamo, ci dicono che il 35% dei giovani che stanno studiando qualcosa che non esisterà più nel momento in cui sono laureati, noi continuiamo a progettare città che non sono assolutamente adeguate a quella che è la popolazione. Quindi abbiamo bisogno di un cambiamento epocale sostanzialmente dal punto di vista. Quindi le archistar probabilmente hanno fatto il loro tempo, oggi dobbiamo pensare ad un modo diverso di progettare. Bene.